tornando a Pampa, guardate i bagni, ti danno anche gli spazi disponibili. E si sale sull'aereo che torna a Pampa, in patria, in Florida. Quando salite su un aereo, controllare sempre che le viti del bocaporto siano abitate bene. Troveremo l'esitto porto. Noi carro bestiame in fondo all'aereo. Siamo arrivati a Tampa, volo perfetto, anche in anticipo andiamo a recuperare i bagagli. Mi sono messo persino la felpa in volo e ero provocato. Adesso me la cavo, sono in Florida, qua è sempre caldo. Facevo vedere un po' l'aeroporto di Tampa e questa è la zona arrivi. Molto bello come aeroporto, molto moderno, anche devo dire. Caratteristico di Tampa i gabbiani che volano. Speriamo con gli skit. Adesso andiamo al baggage claim a recuperare i bagagli. Il famoso shuttle automatico dell'aeroporto di Tampa che ti porta dalla zona arrivi fino al recupero bagagli. E ora saliamo nella navetta gratuita che ci porta al recupero bagagli. Automatico, volevo dire, più che gratuita. Siamo dalla navetta, è stato un trasporto molto veloce, andiamo a recuperare i bagagli. Noi dobbiamo andare alla cintura 12, belt 12. Eccoci qua, questa è la zona di recupero bagagli. Al momento dell'aeroporto di Tampa ci sono gli squali a indicare anche che c'è un famoso acquario proprio in questa città. Eccoci, il baggage belt is about to start. Eccolo qui che si apre e cominciano ad arrivare i bagagli. Ecco la detta i bagagli che adesso lo recupera la nostra madre di origine. L'attesa si fa sempre più pesante. Dove sarà finita la nostra seconda valigia? Eccolo, eccolo il nostro secondo addetto ai bagagli che scarica la valigia. Forza! Andiamo! Eccoci, adesso abbiamo preso di nuovo la nostra Ferrari e qui abbiamo il nostro pilota che ha una fame pazzesca. Stanchissima. Ma che stanchissima, solo per essersi alzata alle 5 di mattina. Adesso usciamo e andiamo a fare benzina perché il serbatoio piange. Sarà che questa macchina ha anche un problema. Piano piano perché c'è la pompa che si blocca ogni 2x3. Stiamo tornando a casetta. Intanto godiamoci un po' di panorami noiosi della Florida, però sono rilassanti, saranno noiosi ma sono rilassanti. Eccoci a casa, siamo tornati a Naples, Florida e adesso andremo a vedere il nostro micetto come ci accoglierà dopo 10 giorni di assenza. Il nostro micione si chiama Briciola. Eccoci, è tutto rimasto uguale, o meglio, bello, la vicina ha cambiato le piante, belle, messo piante nuove. Entriamo a casetta, dov'è il micio? Ciao! Ciao, ma come stai? Ciao micione, sei contento? Mamma, mamma, da coccole, ciao! Come stai? Ciao, eccolo! Guarda che contento che era, qua che ci aspettava! Ciao! Mamma mia, quante poste che c'è! Guardate come ha accolto i bambini! Gli è mancato! Guarda quello che si fa fare, che coccolò! Guarda! Adesso sei diventato di nuovo il re! Guarda che contento! Ha ha ha.